3 episodi di furto in poco tempo nella bassa bresciana, ad essere sottratte ai loro proprietari arnie. L'apicoltore che si è rivolto ai carabinieri con una denuncia era già stato vittima di una sparizione di questo genere. Gli episodi si erano già verificati alla metà di dicembre a San Paolo e 2 volte, l'ultima pochi giorni fa, ad Azzanomella. L'apicoltore, titolare di un'azienda che possiede centinaia di famiglie di api, ha denunciato la situazione a causa degli ingenti danni riportati. Non solo per gli attrezzi, ma anche perché la produzione di miele ne risentirà per migliaia di euro. Ad indagare su quanto accaduto i carabinieri di Verola Nuova, dal comando dell'arma fanno sapere che si stanno acquisendo tutti gli elementi necessari per risalire all'autore o agli autori del gesto. Pare certo che chi ha commesso un simile furto debba conoscere questo particolare settore. Il 99,99% dei furti in apicoltura di alveari viene fatta da chi fondamentalmente vicino alle api è in grado di andarci, quindi è chiaro che la pista è quella. Del resto le esperienze ci dicono che in tutta Italia è così, è una piaga questa qua diffusa già da diversi anni, che sta avendo comunque un'impennata preoccupante. Brescia è forse quella più recente, ma tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio di gennaio 2021, ad esempio, nella piana di Sibari in Calabria sono stati denunciati furti per circa 300 alveari. Il valore di un alveare in buono stato, quindi all'inizio della campagna di produzione, del resto siamo all'inizio dell'anno, quindi siamo all'inizio della campagna, ha un valore abbastanza importante, si parla dai 250-300 euro ad alveare, quindi magari un solo alveare non ha un gran valore, però poi normalmente l'esperienza ci dice che spesso sono furti di più alveari